1972-2022, sono passati 50 anni da quel fatidico giorno quando nel litorale della Locride e in particolare nelle spiagge di Riace furono ritrovati due bronzi che da allora, preso il nome bronzi di Riace, e rappresentano la Calabria, la Locride in tutto il mondo. Una scoperta importante che ha cambiato l'identità di questo territorio e anche della cittadina della Locride. Lo chiediamo al sindaco perché dal prossimo anno si stanno preparando i festeggiamenti per il 50esimo e naturalmente sono tantissime le iniziative culturali e non solo che sono in cantiere. Allora l'idea è quella di costruire intorno al cinquantenario una serie di eventi cinematografici, eventi teatrali, eventi culturali, conferenze, archeologia, insomma un po' di tutto. Abbiamo avuto la disponibilità anche della RAI, oggi abbiamo presente il dottor Di Giannantonio dei servizi speciali della RAI, insomma di costruire quei grandi eventi che possano dare lustro e immagine a Riace e a tutto il territorio. Devo ringraziare ovviamente la Regione Calabria, il dottore Spirlì che ha accolto con grande interesse questo nostro progetto. Ma l'idea non è solo questa, l'idea è quella anche di dare uno sviluppo ambientale e strutturale al territorio. Noi abbiamo un bene confiscato là dove hanno trovato i bronzi che speriamo diventa un simbolo di legalità e diventi un museo multimediale dedicato ai bronzi e una scuola di archeologia sottomarina, nonché anche come mostra delle cosmologie antiche. Vogliamo che il luogo di ritrovamento dei bronzi sia esso stesso luogo di meta per i turisti che vogliono visitare. Che interesse ha la RAI, in questo caso i servizi speciali, sui bronzi di Riace, in questa spiaggia che lei ha avuto modo di ammirare? I bronzi sono storia, i bronzi sono cultura, i bronzi persino sono mito, nel senso che da dove vengono? Probabilmente se la storia non ci potrà dire tutto, ce lo dirà il mito, ce lo dirà addirittura la fantasia. E questo è un grande investimento culturale che riguarda non solo la Calabria, ma direi tutta l'Italia e non solo, tutto il Mediterraneo. Ecco. Noi dobbiamo sempre più ragionare in termini di Mediterraneo, nostro mare, abbiamo 7.000 chilometri di costa proprio che scendono nel mare Mediterraneo, i bronzi sono stati due protagonisti e lo saranno ancora per parecchio tempo, quindi è naturale essere qui. Iniziative di queste fanno parlare in modo positivo di questo territorio, certo, forse ci vorrebbe qualcosa in più. Nel senso che mi parlavo prima con Maurizio, la stagione non è stata esaltante. Se ci fossero i bronzi di Riace veramente sul luogo, forse si riuscirebbe a fare più. È un po' vergognoso, diciamocelo, che Riace sia famoso più per un sindaco che non c'è più che per i bronzi che stanno a Reggio, e per arrivare ai bronzi di Reggio bisogna passare da Locri. E io credo che ci dobbiamo interrogare su questo, cercare intanto di far tornare le cose del passato che appartengono a questo territorio in questo territorio. Beh, i bronzi rappresentano la storia più nobile del nostro territorio e ci consentono di guardare al futuro con grandissima gioia, pensando di rigenerare non solo i luoghi fisici del nostro amato territorio, ma anche e soprattutto il valore immateriale, che è quello che la gente si aspetta in ordine al miglioramento della qualità della vita, e quindi bisogna ripartire dalla storia, ripartiamo dai bronzi per valorizzare questo territorio, per valorizzare Riace, che ad oggi non ha avuto le giuste ricadute per quello che avrebbe potuto avere, ma io sono fiducioso che Riace insieme al contesto territoriale riuscirà a dare viva voce ai bronzi, alla sua storia, per un futuro migliore. Fa bene il comune di Riace oggi a dare avvio con una conferenza stampa a tutto quello che riguarderà questo evento, la cui portata non sarà soltanto a carattere comunale o regionale, ma addirittura nazionale e internazionale. È in questa direzione che bisogna lavorare.
proverò ad ascoltare attentamente quanto è stato previsto. Io stesso mi rendo disponibile eventualmente a dare, a offrire dal punto di vista mio professionale dei suggerimenti che possano contribuire a dare ulteriore valore sul piano organizzativo tutto quello che come programma si prevede da qui a 2 anni in occasione del cinquantenario della scoperta dei bronzi di Riace, che credo si possa ritenere la scoperta più importante dal punto di vista archeologico, nello specifico di archeologia subacquea, riguardante il XX secolo. Riace avrà fra 2 anni, ospiterà fra 2 anni questa serie di eventi che andranno a celebrare il ritrovamento delle due statue che hanno praticamente cambiato, stravolto il volto della Calabria. Noi vivevamo degli anni difficilissimi, erano gli anni 70, anni in cui purtroppo la parte nera della Calabria aveva preso abbondantemente il sopravvento. Nelle cronache eravamo costantemente citati per tutta una serie di atti drammatici, non ultimi i rapimenti e poi tutto quello che le prime avvisaglie di questa internazionalizzazione di malavita, e di colpo il mare ci regala due splendidi guerrieri. Credo che sia stato il momento in cui sia stata data un'altra opportunità alla Calabria, che era quella di riaprire la chiave, proprio riaprire il cofano, il forziere dell'arte e dei beni culturali, della cultura in generale, per riprendere finalmente fiato. Da quel momento in poi la Calabria nel mondo ha girato con due ambasciatori, con l'immagine di due ambasciatori eccezionali che sono i bronzi di Riace. Oggi noi abbiamo l'obbligo morale e istituzionale ricordare quel momento, ma soprattutto di dare impulso ad un successivo momento, che è quello della valorizzazione da terzo millennio, e cioè non più solo la visita fisica, non più solo la carta stampata, che va già benissimo, ma una definitiva vita anche virtuale, perché in tutte le parti del mondo dove i bronzi non sono ancora arrivati, a quelle generazioni alle quali non sono ancora arrivati, possono arrivare attraverso il web, attraverso anche la nuova realtà interattiva, che è una cosa molto importante.